Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact, dove oggi parleremo del ragazzino ghiacciolo Chongyun. Un personaggio che inizialmente mi aveva colpito parecchio, mi piaceva tantissimo il suo game style, mi piaceva tantissimo il suo gameplay, però col tempo poi ho scoperto essere un personaggio abbastanza particolare, che bisogna saper utilizzare, che bisogna saper sfruttare all'interno di un team ben costruito, anche dietro alle sue caratteristiche, perché purtroppo possiede, come tutti i personaggi, pregi e difetti che un pochettino lo circoscrivono nel suo utilizzo. Andiamo a vederlo un attimo nel dettaglio. Purtroppo, ragazzi, io quando faccio questi video cerco sempre di portare comunque il personaggio a un minimo presentabile per quanto riguarda la costruzione comunque del video. Non è facile su Genshin salire di livello, ascendere i materiali, ascendere le armi, ascendere il personaggio e fare tutte cose insieme. Purtroppo il limite della resina mi vincola parecchio a far uscire questo tipo di video una volta circa ogni 2-3 settimane, proprio perché in questo periodo io approfitto di tutto il tempo per sfruttare, soprattutto per potenziare il personaggio in questione. Parlare di un personaggio non potenziato, o comunque parlare di un personaggio che non possiede effettivamente le statistiche minime, o comunque un equipaggiamento minimo per poterlo presentare, per poterlo fare vedere in azione, secondo me non ha completamente senso. Quindi mi prendo un po' di tempo in più, mi prendo un pochettino di libertà nell'esposizione del personaggio, e nel momento in cui ho una decenza, proprio una sorta di parvenza per farvelo vedere un pochettino nel minimo del suo, diciamo, della sua complessità, allora produco il video e poi lo carico sul canale. Per quanto riguarda Chongyun, ovviamente, per chi non lo sapesse, è un personaggio che utilizza spada a due mani di tipo crio, quindi di tipo gelo, con delle particolarità che andremo a vedere nel momento in cui vedremo i talenti. In questo momento le sue statistiche fanno letteralmente cagare, quindi lasciatele perdere completamente perché sto ancora portando su il mio personaggio. Sto cercando comunque di costruire diversi team che possano sfruttare Chongyun, ma diversi team in generale, anche perché appunto nelle Abyss, essendo arrivato già a livello 11, soprattutto alla fine del livello 11, purtroppo devo potenziare un pochettino di più i miei personaggi perché altrimenti non riesco ad andare avanti, e questo ovviamente è un grande, grande problema. Detto questo, Chongyun può essere utilizzato come DPS, può essere utilizzato come supporto, o comunque può essere utilizzato anche come, come dire, un personaggio che può fare sia l'uno che l'altro. Perché questo? Oggi non vi darò una build sul come giocare Chongyun. Come ben sapete, questi sono video dove io discuto un pochettino con voi il mio modo di vedere il personaggio all'interno del gioco e il mio modo di vedere il personaggio all'interno dei miei team, che ovviamente magari possono aiutare qualcuno nel prendere una decisione sul come sfruttare un personaggio rispetto a un altro. Infatti la spada che ho dato io a Chongyun è la Sacrificial Greatsword. Non ho Refinement perché purtroppo è stata la prima che ho trovato, che però sto portando su, proprio perché mi piace tantissimo l'idea che Chongyun abbia la possibilità di poter spammare in continuazione la sua Elemental Skill. La sua Elemental Skill è davvero, davvero particolare. Soprattutto per il modo in cui lo voglio giocare io, Chongyun, quindi caratterizzandolo su quella che è la base dei danni crio che può effettuare lui all'interno del gioco, la Sacrificial Greatsword mi permette in un modo o nell'altro di poter resettare il cooldown della sua Elemental Skill ogni 30 secondi, o un 40%, dato che comunque sono un Refine di livello 1, di poter resettare il suo cooldown della sua skill elementale. Perché questo? Questo perché, come vedremo appunto nei talenti, lui possiede un elemental skill con un lungo cooldown, ma al tempo stesso un elemental skill molto particolare, perché permetterà non solo a lui, ma a tutti i personaggi che possiedono Greatsword e Lance di poter essere infusi
tramite l'energia Crio. Quindi lui è una sorta di enchanter, se vogliamo metterla così, ovvero darà la possibilità al nostro team di effettuare danni gelo. Quindi è molto importante collocare un team, o per meglio dire collocare i personaggi di un team specifico dentro la build o comunque dentro la caratterizzazione di Chongyun. Ho scelto la Sacrificial Greatsword, ripeto, proprio per, a causa del suo lungo cooldown dell'Elemental Skill, che un pochettino mi impedisce di essere incisivo all'interno della battaglia, perché aspettare il cooldown della sua Elemental Skill delle volte può portare in crisi il personaggio, anche perché l'Elemental Skill giustamente dura di meno rispetto al cooldown che serve per poter castare nuovamente il suo attacco, mentre invece con la Sacrificial Greatsword abbiamo la possibilità di poter castare l'attacco elementale, poter riguadagnare i cooldown magari subito e quindi avere già a disposizione un'altra Elemental Skill già carica, oppure aspettare la fine dell'Elemental Skill per tentare di poter recuperare nuovamente il cooldown, che nel frattempo dovrebbe essersi già ripristinato. La trovo molto buona soprattutto per la substats dell'Energy Recharge. Energy Recharge che ha, dà una mano a Chongyun a caricare prima la Burst. La sua Finishing Burst, che comunque possiede una grossa quantità di danni, soprattutto per come lo gioco io con concentrazione di danni Crio, per avere la possibilità di effettuare la Burst all'interno o comunque all'esterno del cerchio del suo Elemental Skill, mi consente di fare parecchi danni. Quindi diciamo che è una sorta di combinazione che mi piace parecchio utilizzare. Per quanto riguarda gli artefatti, utilizzo al momento due pezzi Gladiator, che mi aumentano l'attacco del 18%, e due pezzi del Blizzard Strayer, che è il nuovo kit di artefatti per quanto riguarda i personaggi Crio, che mi aumentano appunto i danni Crio effettuati del 15%. Un po' come tutti gli altri set che aumentavano i danni elementali dei diversi elementi, adesso abbiamo anche quello Crio, che per lui sicuramente è molto molto utile. Ma la cosa buona è che comunque anche il full set, a mio avviso, del diciamo il full set comunque che caratterizza il Crio, quindi tutto il full set nuovo che si può ottenere tramite il dungeon di Dragonspine, per lui può essere molto molto interessante, perché tutti i personaggi che sono affetti da diciamo tutti i personaggi che sono, cioè tutti gli avversari che sono affetti da Malus Crio, quindi dall'elemento Crio, ci consentono di poter aumentare il nostro crit rate del 20%. E quindi aumentare il crit rate del 20% potrebbe essere un'ottima soluzione qualora effettivamente io in questa corona per esempio avessi un crit damage, cosa che ovviamente non possiedo. Ma vabbè, questo è un altro discorso che poi avrò io da fare. Crit damage ce l'ho nella substats, che non è male, preferirei però averlo comunque nella stats principale. Il crit rate in questo momento lo alzo perché sto utilizzando due Gladiator, quindi non ho la possibilità di poter avere un buon crit rate, quindi preferisco, anche perché comunque l'attacco viene contato in generale, quindi sia danno normale che danno Crio che io posso effettuare ai miei avversari, quindi molto meglio avere comunque Gladiator e anche danno Crio. Però il full set per quanto riguarda Crio Chongyun non è una soluzione malvagia, soprattutto in un team dove si ha la possibilità di poter utilizzare ghiaccio e acqua, così come faccio io spesso e volentieri, dove addirittura il crit rate viene incrementato di un ulteriore 20% se scontriamo, cioè se colpiamo avversari ghiacciati, quindi acqua più ghiaccio. E dato che comunque io utilizzo un team prevalentemente con queste reazioni, sinceramente non mi dispiace l'idea di poter anche buildare Chongyun con un full set Crio. Per il momento utilizzo questo perché secondo me come set di artefatti è quello più equilibrato. Mi consentono di poter giocare Chongyun in diversi team e mi consentono comunque di avere un buon rapporto per quanto riguarda danno fisico e danno Crio, quindi danno ghiacciato e danno fisico. Le costellazioni, raccomando di avere Chongyun almeno a costellazione 2, proprio perché con la prima costellazione praticamente abbiamo l'ultimo attacco di Chongyun, quindi l'ultimo attacco normale di Chongyun,
rilascia praticamente tre strisce di Ice Blades, quindi delle sorte di lame ghiacciate, che praticamente fanno il 50% del danno di attacco di Chongyun, però come Cryo Damage. Quindi se noi aumentiamo l'attacco e aumentiamo il Cryo Damage, questo attacco finale di Chongyun farà sicuramente più danni, perché viene potenziato sia dall'attacco, che comunque consente di avere il danno di base, e il Cryo Damage, perché giustamente andiamo a potenziare anche il danno effettuato dal gelo. Quindi è anche per questo che comunque io personalmente utilizzo Gladiator e Cryo Damage Bonus Plus. Mentre invece la seconda costellazione, praticamente l'Elemental Skill e l'Elemental Burst castano praticamente una sorta di Frost Field, quindi una sorta di terreno dove appunto l'Elemental Skill si concentra, dove appunto abbiamo il cooldown ridotto delle skill del 15%. Quindi bisogna ammettere che questo è un ottimo potenziamento, soprattutto per Chongyun stesso, che come vi stavo dicendo prima ha un elemental skill con un cooldown estremamente lungo, che invece in questo caso viene comunque già ridotto grazie alla sua costellazione, ma tramite anche alla Sacrificial Greatsword praticamente annullato. E questa è una cosa che comunque giova sia a lui che a tutto quanto il team che sta con lui, perché questo è un effetto che giustamente andrà a colpire anche tutti i personaggi che staranno all'interno del team di Chongyun. Quindi veramente, veramente tanta roba. Ovviamente avere costellazioni in più ci consentirà di aumentare i talenti, ci consentirà di aumentare i danni, ma comunque il minimo, almeno il consigliato, ecco, mettiamolo così, perché minimo sarebbe quasi un obbligo nel pullare verso Chongyun, però diciamo un consigliato per comunque sfruttare Chongyun a un buon potenziale è sicuramente la costellazione 2, proprio perché abbiamo questo cooldown delle nostre skill ridotto addirittura del 15%, che è veramente veramente ottimo. Per quanto riguarda i talenti, ovviamente c'è da dire che abbiamo l'attacco normale, quindi attacco normale che comunque effettua danno fisico ai nostri avversari, e non c'è nient'altro da dire, le percentuali sono comunque ottime, visto che comunque stiamo parlando di un personaggio che possiede comunque Greatsword, quindi spada a due mani. Prima hit addirittura 95% di danno basato sull'attacco, 85%, 109%, 138%, quindi veramente veramente tanta tanta roba per quanto riguarda Chongyun. Anche il fatto di avere comunque poche hit, quindi permetterci di ripetere consecutivamente il nostro attacco, è un ottimo vantaggio, proprio perché come vi stavo dicendo prima anche la combo finale grazie alla costellazione numero 1 ci permette di rilasciare quelle Ice Blades che comunque faranno danno in generale ai nostri avversari. Elemental Skill invece molto molto particolare, che caratterizza il personaggio di Chongyun. Praticamente Chongyun effettua sul terreno con la sua Greatsword una sorta di esplosione circolare che fa danni AOE di fronte a lui in Cryo Damage. Quindi facciamo danni di tipo gelo AOE di fronte appunto al momento in cui la nostra spada colpisce il terreno. Dopo un piccolo delay, tutto praticamente l'area che ci circonda all'interno di questa zona praticamente influirà per tutti i personaggi che utilizzano spade, claymore e polearm, quindi le lance, influirà il loro danno convertendolo in cryo. Ecco, questa è la motivazione per il quale Chongyun può giocare solo in determinati tipi di team. Perché? Se noi utilizziamo un personaggio buildato fisicamente e quindi che possiede il danno fisico come principale danno che effettua all'interno del nostro party, nel momento in cui entra all'interno del cerchio di Chongyun, i suoi danni fisici vengono completamente annullati perché convertiti in Cryo Damage. Esatto, il problema di Chongyun è questo, se vogliamo definirlo problema, ovvero il fatto che Chongyun non può giocare con personaggi come Razor, dato che comunque Razor effettua sì danni elettrici per effettuare Superconduct, ma nel momento in cui si ritrova all'interno del cerchio di Chongyun, Razor avrà i suoi danni fisici tramutati in Cryo,
quindi non potrà sfruttare il Superconduct, tantomeno sfruttare la sua potenza di danno fisico. E questa è una cosa che comunque io non sapevo inizialmente. Mi è stata detta poi da un ragazzo sotto i commenti dei miei video, proprio perché io, non avendo Chongyun, non conoscevo questa sua peculiarità. E una volta appresa mi ha un pochettino deluso, perché volevo effettivamente avere una bella combinazione tra Chongyun e Razor, che però poi purtroppo si è infranta nel momento in cui ho letto la peculiarità di Chongyun, che mi ha un po' stranito, fondamentalmente. Mi ha un po' stranito, però è così, raga. Da un lato può essere un bene, da un lato può essere un male. Ovviamente Chongyun, sfruttando attacco e Cryo Damage bonus, anche grazie a questo sfrutta benissimo l'uno e l'altro, quindi non abbiamo nessun tipo di problema. E poi invece la Burst, dove abbiamo praticamente il performing, quindi l'attuazione di un Secret Hand Seals, quindi di uno speciale sigillo. Chongyun praticamente evoca tre grosse lame spirituali in mezzo all'aria, che poi praticamente dopo un piccolo delay cadono per terra, cadono sul terreno, esplodendo quando toccheranno il suolo. Quando ognuna di questa lama esplode, effettuerà danno AOE Cryo Damage agli opponenti, cioè nel senso agli avversari. Quindi anche in questo caso abbiamo danni di tipo Cryo presenti con questa sua Finishing Burst, quindi diciamo che Chongyun fondamentalmente agisce solo per effettuare danni di tipo Cryo. Danni di tipo Cryo che vengono comunque sfruttati in un qualsiasi modo, infatti per lui, ripeto, il set tutto nuovo Cryo può andare benissimo, perché avrà sempre quel 20% di crit rate in più, e addirittura se utilizzate il team che utilizzo io, quindi in combo con Xingq, Mona e poi vabbè Bennett lasciato soltanto per le cure un pochettino lì in disparte, e anche per fare qualche danno di tipo Melt in combinazione appunto con gli effetti di Chongyun, che non è male, si può effettivamente pensare a un Chongyun o buildato tutto quanto su effetto Cryo, quindi sullo sfruttamento dell'effetto Cryo e Frozen ovviamente, oppure sfruttarlo un pochettino come lo sfrutto io, tramite attacco e Cryo Damage, giusto per avere magari un equilibrio sia tra danno fisico che tra danno Cryo, perché giustamente non è detto che possiamo sempre utilizzarlo in questi determinati team. Per quanto riguarda il resto, ovviamente non c'è molto da dire. C'è da dire anche che un'altra arma interessante per Chongyun potrebbe essere la nuova arma che si ottiene su sulla sezione di Dragonspine, solo che il physical damage bonus che viene dato da quest'arma, sinceramente, per come utilizzo io Chongyun, verrebbe completamente sprecato. Quindi, essendo completamente sprecato, non lo so, non la consiglierei fondamentalmente su Chongyun questa spada. È una spada che potrei comunque consigliare anche fondamentalmente a un Razor, però l'effetto, se andiamo a leggere l'effetto, dove praticamente colpendo tramite attacchi normali o caricati un nostro avversario abbiamo il 60% di possibilità di formare una dropping Everfrost Icicle sopra i nostri nemici, che effettueranno un 80% danno AOE basandoci sul nostro attacco. Inoltre gli avversari che sono affetti da Cryo, quindi tutti i nostri avversari affetti da Cryo, potranno avere questo bonus di danni aumentati al 200%. Questo effetto ovviamente si può effettuare una volta ogni 10 secondi. Quindi diciamo che l'effetto è perfetto per Chongyun, dato che lui comunque effettua danni Cryo sempre e comunque. Quindi sarebbe veramente ottima da utilizzare su di lui, però quel physical damage bonus che viene dato lì, sinceramente un pochettino mi disturba, perché so che con Chongyun non riuscirei a sfruttarlo al 100%. Diciamo che è soltanto questo il motivo anche per cui ho dato la sacrificial, sia per il cooldown, che vabbè viene anche ridotto dalla sua costellazione, ma averlo resettato secondo me è anche meglio. Poi comunque abbiamo Energy Recharge, che schifo non mi fa, Base Attack, che non è neanche male, 455 per un'arma 4 stelle, portata tra l'altro al Refinement 80,
con tutti i livelli che ancora deve fare, che sono 10 livelli in più. Sinceramente penso che a un 500 ci possiamo arrivare come danno, quindi non è assolutamente malvagia come situazione. Il team con cui io prediligo utilizzare Chongyun è composto da Xing Q, da Mona e da Bennett, come vi stavo dicendo prima. Xing Q ve ne parlerò magari nel prossimo episodio, anche perché Xing Q è un personaggio che, personalmente parlando, ho sottovalutato inizialmente all'interno del gioco e che adesso invece mi sta piacendo un pochettino di più. Soprattutto in combo con Chongyun fanno un'accoppiata secondo me veramente devastante e quindi sono anche da un lato felice fondamentalmente di potervi far vedere quella che può essere la risoluzione del mio gameplay con loro due all'interno del team. Detto questo, io vi lascio con un paio di clip che ho registrato di Chongyun in azione con questo stesso team che vi faccio vedere all'opera, con tutto quello che vi ho detto, con tutto quello che vi ho raccontato. Purtroppo non farò i big danni a causa appunto del fatto che non li ho ancora potenziati tutti in maniera particolare, però vi posso dire che la rotazione di questo team è abbastanza interessante. Quindi, detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, vi lascio alle clip e noi come sempre ci becchiamo con un prossimo video. Bye bye!